Stiamo parlando di offrire un prodotto turistico, offrire un servizio turistico. Stiamo parlando di che voi, se siete imprenditori, il vostro lavoro, il vostro marchio, forse non è il turismo. Se siete artigiani che fate scarpe o fate un altro prodotto, questo è vostra conoscenza, il vostro mondo. Adesso potete approfittare del turismo per migliorare i redditi dei vostri negozi e aprire altre vie di negozio. Ma questo merita conoscere un po' come si muove questo, come fare questo prodotto, perché non è, le vostre competenze non sono queste. Allora, il mio intervento oggi e domani, dopodomani, sarà anche con la visita nella gente che vedremo domani mattina, faremo un po' di lavoro per cominciare a capire come potremmo fare nell'azienda. Anche interessante per quelli professionisti che lavorate nel turismo, perché veramente è una nicchia interessante, un nicchio interessante di turismo. E anche per l'amministrazione, perché vedrete che questo può diventare veramente una risorsa per sviluppare l'attività economica nel vostro territorio e fare un posizionamento delle vostre attività produttive, delle vostre aziende che avete nel territorio. Allora, aprire la nostra azienda di visitatori. Vediamo. Perché pensate che dobbiamo farlo? Potete intervenire. Idee. Per favore. Vi ho dato alcune idee adesso quando ho finito di parlare, eh? Adesso vedrete come non so scrivere, eh? Trasparenza azienda. Ok. Fare conoscere. Conoscere il prodotto. Sono interessanti per fare conoscere il prodotto non solo al turismo, mi dite, no? Stimolare curiosità dai turisti o per conoscere in generale, per conoscere, no? I turisti sono curiosi, se no non viaggiano, per definizione. Più idee. Migliorare il rapporto azienda territorio. Instaurare un rapporto di intermediazione tra culture. Intermediazione. Azione. Culturale. Cioè l'azienda diventa un intermediatore culturale, adotta un ruolo. Ecco, c'è un ruolo, no, non è endogamicamente nel suo mondo di produzione industriale del suo lavoro, ma adotta un ruolo nella società, no? Diciamo, più aperta, più collaboratrice. Alcun'altra idea? La vendita del prodotto.
Sì, questo lo vedremo perché inizialmente ci sono molte aziende che hanno deciso di aprire le porte alle visite perché hanno visto che è una possibilità di vendere i suoi prodotti. Ma oggi vedremo che ci sono tante aziende che non possono vendere ai visitatori il loro prodotto, il suo prodotto, ma lo fanno e vedremo perché lo fanno. Ci sono anche altre idee? Beh, si riducono i costi dell'azienda stessa nel momento in cui deve pagare il fornitore per andare a un'altra azienda, a un'altra persona, a un altro turista per poter vendere il prodotto. Si riducono i costi direttamente, il turista viene all'interno dell'azienda a conoscere. Sì, vuol dire che ha un... sì, perché ha più beneficio della vendita, no? Vendita del prodotto, vendita diretta, più beneficio, perché il margine, no, beneficio, no? Il margine si dice quello dei costi di produzione dal prezzo di vendita. Non sono i distributori, non è la commissione dei distributori, no? Bene. Che sinonimo di garanzia? Sinonimo di? Garanzia. Sì, sarebbe un po' questa trasparenza che abbiamo detto prima, sinonimo di garanzia. Non so se capite nulla perché ancora la mia lettera è un po' di paleografia questo. Bene, andiamo avanti se vi sembra, ma è interessante perché sono uscite alcune idee che veramente sono riflessioni, perché oggi la sessione soprattutto sarà di riflessionare su questo e poi vedremo come mettere in ordine tutto questo e fare per organizzare, per rendere interessante questo di aprire la porta. Vediamo. È stanco? Beh, la prima idea va. La prima idea sarebbe: non voglio farlo. Perché? La prima reazione dell'imprenditore può essere questa: non voglio farlo. Perché? Perché questo non è l'obiettivo della mia impresa. Il mio obiettivo è fare mobili, fare macchine, fare formaggi, fare qualsiasi cosa. La gente non è interessata in quello che io faccio. Perché vuole vedere la gente quello che faccio? Possono copiarmi. Questo è un pericolo. Può disturbare dal suo lavoro i miei operai. Quando vengono gente, i operai sono distratti e non lavorano. Questo non mi interessa. Non posso vendere i miei prodotti ai visitatori. Beh, io faccio formaggi, posso venderlo. Ma se io faccio televisioni, per esempio, non usciranno con il televisore sul braccio. Questo costa soldi. Fare questo vuole soldi. In tempo di crisi, ma se io ho problemi per andare avanti con la mia occupazione, con il mio lavoro, più male di testa ancora,
più maledetta sta. Adesso devo pensare come fare per organizzare la visita. Non so come farlo. In più non so come farlo. Allora, vai. Ciao, no? Non lo faccio. Allora andiamo a vedere come possiamo combattere, rifiutare tutti questi argomenti. Ah, ancora c'è un'altra. Non guadagno nulla con questo. Vi ha detto che questo sono problema? Allora non guadagno nulla. Vediamo, il primo argomento era: questo non è l'obiettivo della mia impresa. Ma qual è l'obiettivo? Vendere, no? Vendere i tuoi prodotti, i tuoi servizi. Allora dobbiamo valutare se aprire le porte può aiutarvi, può aiutarci alle vendite. La gente non è interessata in quello che faccio, perché verranno a vedere? Allora se non è interessata, perché lo faccio? Se la gente non è interessata in quello che faccio, perché lo faccio? Abbiamo di pensare un po', no? Se io faccio un prodotto e ha una vendita, vuol dire che c'è qualcuno che si è interessato in quello che faccio. Possono copiarmi? Sicuro di sì. Ci sono maniere di fare, di maniere che non si può copiare. Perché se si può copiare dal prodotto finito, ci copieranno. Siccome si possono copiarci perché nel processo produttivo c'è una macchina, c'è un processo proprio, allora c'è la maniera di poter mostrare il processo di produzione senza mostrare quello che è il nostro segreto industriale. Può disturbare dal suo lavoro i miei operai. Che operaio vuole apparire come un pigro davanti ai visitatori? All'inversa, quando sono venuti sono più attivi di mai. E ancora più, se facciamo che questi lavoratori possono intervenire nella presentazione del percorso, è ancora meglio. Sì, ecco, perché sì, perché loro se possono parlare 5 minuti, non più, durante la visita, del percorso della visita, quando arriva il gruppo, si fermano e spiegano quello che fanno. Quello è mettere in valore il suo lavoro, il riconoscimento al suo mestiere, alla sua professione. E in più questi lavoratori vedono che quello che fanno interessa, vedono che la sua ditta, la sua azienda dove lavora è interessante, perché vengono persone da fuori per vedere, per conoscere. Perciò i lavoratori è uno stimolo e crea un vincolo più forte con l'azienda. Non posso vendere i miei prodotti ai visitatori. Ma soltanto in situ, in quel momento. Perché ci rimettiamo all'esempio del televisore. Ecco, è vero. Nessuno esce di una fabbrica di televisori con il televisore da ritorno a casa. Ma è dimostrato che quella persona che ha visitato una fabbrica di televisori o di cars, di macchine, quando deve cambiare, rinnovare il suo televisore a casa sua, in comparazione di prestazioni, prezzo, sceglierà sempre quello che ha visto come si faceva. Perché ha un vincolo emozionale e una fiducia, perché ha guadagnato fiducia in quel prodotto. Continuiamo. Questo costa soldi, non è apparuto la frase prima, ma ricordate, questo costa soldi. Costa soldi, ma che altro marketing può diventare più economico, più efficiente?
nessuna campagna di pubblicità ha un ritorno tan effettivo per l'investimento che merita organizzare le visite. Nessuno. Ogni persona che sono venute a fare la visita, no, per esempio, se vedete un annuncio nella prensa, nel newspaper, nel giornale, quanto costa mettere un annuncio nel giornale? Non so, ma è questo vince quel giorno. E la gente ha discriminazione automatica, perché non andiamo guardando gli annunci, passiamo così. Invece 400-500 euro è spese per aprire la porta, facciamo che ogni persona che è entrata nell'azienda diventa un prescrittore. Se le visite gli è piaciuto e è convinta, diventa un prescrittore, un apostolo delle nostre, un evangelista delle nostre prodotti, delle nostre marche. Non vince, non vince, non caduca quando finisce come un yogurt, no? Non scade questa pubblicità, non scade, non è l'annuncio nel giornale che scade oggi, è buttato il giornale, non scade, questa persona è la nostra pubblicità, è un prescrittore dei nostri prodotti, capite? Non c'è altro marketing più effettivo, più economico e più efficiente. In tempo da crisi, l'altra domanda. In tempo di crisi che è meglio? Non far niente? Quando c'è la crisi è il momento di reinventarci, di cercare altri cammini, altri vie per migliorare la nostra azienda. Più male di testa o più rimedi? E non so come farlo, naturalmente, non è il nostro lavoro. Allora possiamo imparare o possiamo cercare chi conosce come farlo e domandare i suoi servizi di un professionista. E non guadagno nulla con questo. Bueno, sicuro di no? Cosa ci scommettiamo? Dopo di vedere questi argomenti, no? La vendita diretta, sì, ecco, vero. Questo è quello che vedono più chiaro quelle aziende che possono vendere in situ ai visitatori. Vediamo piccoli dati dello studio dell'Università d'Angers dentro il programma Visite nos Entreprises e su più di 50 aziende della regione della Loire. La vendita diretta. Dei visitatori che hanno visitato le aziende, quelle aziende del settore agroalimentario, un 71% hanno acquistato i prodotti alla fine della visita. Del settore artigianale un 40%. Ma anche in industria un 37%, in servizi un 28% e anche laboratorio di ricerca un 10%. E quello che rappresentano le vendite dirette di queste visite sono nel settore artigianale un 26% delle vendite che fa questa azienda, un 26% di vendita diretta alle visite. Nel settore dell'industria un 20%, sorprendente, e anche agroalimentare un 20%, servizi un 6%, laboratori di ricerca un 5%. Ma la vendita diretta sono l'unico motivo per aprire l'agenda dei visitatori? No. Qui abbiamo messo delle idee. Vediamo. Queste sono aziende della Loire francese. Sono liquori, sono biscotti, sale, formaggi. Sono prodotti
che noi vediamo, strumenti musicali, sono bini, spumanti, altri prodotti di pane, la ceramica, vetro, camici artigianale e ortobotanico. Ma adesso sono qui, vediamo impianti di trattamento d'acqua, mulini a vento per generare energia eolica, vediamo mobili, vediamo questo apposto impianti di riciclaggio, vediamo scarpe, vediamo cave di pietra, vediamo arte grafica, vediamo arredi tecnici e vediamo cantieri navali, aerei. Ma tutti questi, chi fa le visite a queste aziende non se ne porta nulla alla fine delle visite, non acquista nulla alla fine della visita. Allora perché fanno queste politiche di porte aperte? Vediamo le motivazioni dei proprietari delle aziende. Questo è anche nello studio francese, questa è un'indagine, ma è fatta nel 2010 dal professore Maurice André dell'Università di Angers. Quello che ha deciso ai imprenditori, ai proprietari delle aziende, aprire le porte è mostrare e trasmettere un saper fare, sarebbe un 2683. Fare visitare l'impresa, così, 11-17, comunicare, è politica di comunicazione, inserirsi nel territorio, un 9, valorizzare il patrimonio dell'azienda, mostrare la qualità del prodotto. Bene, vediamo che sono queste politiche che abbiamo detto un po' là, ma espressate per gli interessati, per quelli che hanno fatto il passo di aprire le porte. Adesso vediamo alcune motivazioni di imprese, in questo caso imprese catalane, nella Spagna, nella Catalogna. Per esempio, questo è un caseificio, si dicono? Sì. Fanno yogurts, formaggi fresco e promozionali. Tutta la politica di pubblicità che fanno è le visite. Hanno 35.000 visitanti ogni anno e vendono tutta la produzione, soltanto in Catalogna lo vendono tutto. Beh, è interessante perché questa azienda lavora con persone handicappate è la parola, intellettuali, psichici, handicappati intellettuali. Ma è meraviglioso, il progetto di impresa e il prodotto è tantissimo buono, buonissimo. Allora, sono prodotti che lo vendono, non sono economici, ma tutta la produzione si vende. E sono circa 35-40.000 visitanti per anno che fanno le visite. È la unica politica di pubblicità che fanno in questa azienda. Commerciali. Qui vediamo la cantina produttori di vino di Torres. Non so se conoscete Torres, nel Penedès. Bene, sono più di 100.000 visitatori ogni anno. Hanno una divisione specifica per gestire le visite. 25 persone lavorando. Beh, è un'altra linea di negozio, è diventato un'altra linea di ingressi, perché il marchio è già conosciuto in tutto il mondo. Quelle persone che sono interessate nel mondo del vino conoscono. Possiamo parlare anche di Freixenet o di Codorniu, in questo caso in Catalogna, ma potremmo parlare di questi marchi, questo brand che sono conosciuti internazionalmente. Ma hanno il prodotto importante, perché hanno
elaborato diversi prodotti turistici. Qui vediamo, no? Con il trenino, si può fare pisare l'uva, si partecipa dei lavori della stagione, no? Nella vigna, no? Come si dice? Nella vigna. E poi è per distinti livelli. Si fanno corsi di iniziazione al tasto di vini e poi si fanno più specializzati. E strategiche. In questo caso vediamo una masseria che fanno allevazione, si dice, di vitello di moltissima qualità e anche prodotti alimentari carnici. E fa le visite attraverso delle sue rete di negozi che ha. Fanno campagne ogni mese con i clienti di ogni città. Fanno visite. Lo scopo è fidelizzare ai suoi clienti. Vengono qua, fanno una mezza giornata, no, fanno una giornata adesso. Fanno la visita, vedono le mucche, mangiano le erbe che hanno dei suoi prati, dei suoi proprio ecologico, e poi hanno un piccolo zoo, diciamo, per i bambini, perché possono giocare con i conigli, con questi animalini di corrale, no? E poi fanno attività, come si dice, quelle bolle di carne? Bolpette, sì. Fanno un atelier, no? Un workshop con questo, e se ne portano, fanno le sei bolpette di questi e vanno contenti tutti con le sue, e sono contentissimi. Poi vanno a fare un pranzo di carne, è veramente, no? E poi, insomma, mettono anche due musici, fanno un po' di ballo per quelli che vuole digerire un po' il mangiare. Altre. Qui vediamo un'impresa, un'azienda interessante. La motivazione, responsabilità sociale corporativa. Questo che vediamo qui è una cartiera, una fabbrica di carta. Lo dico bene, eh? Beh, questo è Stora Enso, è un'impresa di matrice scandinava che ha il suo posto di fabbrica di produzione per il sud d'Europa, nella Catalogna, in Castellbisbal. Qual è la sua politica? È cambiare l'immagine che ognuno ha, che in generale ha la gente di una cartiera. Che pensate? Fa malodore? Consumizione di troppo acqua, inquinamento, deforestazione. Quando tu esci di qua, hai cambiato totalmente, perché tu arrivi e non senti odori. Primo sorpresa. Secondo, per l'entrata non è a pagamento. Per i bambini il pagamento sono 3 kg di giornali vecchi. Portare giornali vecchi sono il prezzo dell'entrata. Perché? Perché ti portano a vedere dove arrivano i camioni che raccogliono la carta delle strade, di questi contenitori, si dicono contenitori, là sono blu, qui non so se sono blu, ma per l'importanza del riciclaggio. Mettere l'idea del riciclaggio, che è molto importante. Allora, loro dicono, tutte queste montagne di vecchi periodici, delle carte
rifiutate, che buttate nel contenitore blu, permette non togliere alberi. Riciclaggio. Allora, non è inquinante, perché hanno la centrale di ciclo combinato più grande della Catalogna. Loro fanno la sua propria energia con questo materiale che si fa il riciclaggio, produce il gas, e con questo gas hanno l'energia per fare andare tutta l'azienda, che è molto grande, e anche possono vendere energia elettrica nella rete pubblica. Poi vedi che l'acqua anche si va recuperando, e si è ridotto il consumo di acqua, si è ridotto straordinariamente. E l'incentivazione di riciclare la carta, i giornali, la carta vecchia, se non, adesso sono circa al 70% della produzione, sono fatte del riciclaggio. L'altro 30% spiegano, noi abbiamo nella Svezia si dice? Svezia, nella Svezia abbiamo delle plantazioni di allevamento di alberi. Noi plantiamo più alberi di quelli che togliamo, è come un centro allevamento di polli o di conigli, no? Plantano gli alberi per fare la pasta per fare la carta. Allora, questo è il concetto. Noi non deforestiamo. Allora, questa è la politica per cambiare l'immagine che c'è, e per la pulizia dell'immagine dell'azienda. Altri hanno questa immagine aziendale. Questo si tratta di una fonderia, bueno, fanno alambroni di cobre, come copre? No, de, questo come si chiama? No. Brame? Un attimo, adesso si... Oh. Cupre? Rame, ecco, rame. Sì, fanno rame, ma lo fanno da 200 anni. È veramente spettacolare. È combinata la visita. Prima c'è il museo che hanno fatto con il 200 anniversario, dove si mostra la cultura del rame, che dall'antichità finora, che insieme a l'oro e l'argento sono i tre unici minerali che si possono riciclare sempre, che è importante per la nostra alimentazione, è un minerale che noi, è l'unico minerale che noi possiamo mangiare senza paura negli alimenti, e possiamo mangiarne tanto come volete, perché il nostro corpo rifiuta quello che non ha bisogno. Mentre ne ha bisogno, lo va ritenendo, e quando tu mangi più di questo minerale, lo rifiuta. Allora, tu vedi le proprietà del rame, nelle campane, negli strumenti musicali, dappertutto, nel cellulare. Allora, poi vai a vedere come si fa. È veramente impressionante vedere quelle colate, come buttano la massa liquida del minerale con le fiamme di colore verde. È veramente spettacolare, veramente spettacolare. E poi si è fatto un prodotto dove dopo la visita tu vai a mangiare in un ristorante molto interessante, molto buono, raccomandabile,
sulla montagna e fai un menù basato in alimenti che portano rame, come potrebbe essere il cioccolato, i gamberoni, le noci. Questo è un pacco molto interessante perché fai cultura generale, vedi un'azienda veramente spettacolare e anche la gastronomia vincolata. Questo è un punto molto interessante che dobbiamo avere in mente. Il prodotto associato non soltanto la nostra visita da sola, meglio se possiamo vincolare con tema di ristorazione, con tema di altre visite, musei, sul territorio. Sì, sì, perché non siamo isolati. La nostra azienda può diventare interessante, ma da sola è meno interessante nel contesto che nel contesto di un argomento. Cioè, bisogna avere una narrazione. Capite? E ci sono anche didattiche. Queste sono aziende pubbliche, è un centro di trattamento di riciclaggio anche, dove per esempio sono depuratori di acqua, trattamento di, come si dice, quello che rifiutiamo, no? Questo è soprattutto per visite scolastiche. Ma quali sono i motivi di interesse dei visitatori? Abbiamo visto interessi delle aziende, degli imprenditori, delle proprietarie delle aziende. Ma quali sono i motivi di interessi dei visitatori? Conoscere il processo di elaborazione di un prodotto. Questo è interessante perché si è fatto un'indagine per il Congresso Europeo del Turismo Industriale che ha luogo ogni 2 anni, il prossimo sarà giugno prossimo in El Ferrol, in Spagna. Si è fatto un'indagine insieme nella Spagna, in Italia, anche in Francia. In Italia la regione del Piemonte, in Torino, e anche in Francia. E le risposte delle persone che hanno fatto le visite impresa, il primo argomento non è acquistare il prodotto. Vedete, forse gli imprenditori, i proprietari delle aziende, il suo scopo è la vendita, ma le persone che vadano a vedere la loro azienda non vanno per acquistare. Se possono acquistare è dimostrato che alla fine della visita acquistano i prodotti, ma non è la motivazione per andare a visitare. La motivazione prima è questa: conoscere il processo di elaborazione di un prodotto, la curiosità. La curiosità, che poi vedremo che va vincolata anche al territorio. Questo penso che lo tratterà Riccardo più quando parlerà di come la politica di commercializzare, ma questo è molto importante perché ci sono prodotti che sono associati alla destinazione turistica. Questi hanno molto di vinto, hanno vantaggi, perché il visitatore ha già in mente che quel prodotto, quella produzione di quel prodotto è associata. Per esempio, se andate alla regione della Champagne, nella Francia, visitare una cantina dove si fa champagne è più normale. No? Se andate dove si fa Jerez, no? Poi andate a vedere una cantina dove si fa questo vino, no? È normale questo, va associato con la destinazione. Ancora più, è frustrante quando tu vai e cerchi di vedere una visita aziendale che poi non puoi andare a visitare perché non c'è nessuna che apre le porte. La sperimentazione.
scoprire, degustare, questo è quello che la gente vuole e si può partecipare ancora meglio. Come ho spiegato in quel caso dell'elevatore di Vitello che fanno mi avete capito, no? Allora, questa è l'esperimentazione. Terza motivazione, sensazione di conoscere più e meglio la realtà di un territorio. Conoscere di che cosa fanno in quel territorio la gente che abita in quel paesino, in quella città. Questa è la realtà del territorio, quello che fanno la popolazione di quel territorio ogni giorno, di chi lavora, di che cosa mangia, no? Cosa fa, di che vive, come guadagna i soldi. Questo è approfondire realmente, a conoscere la realtà di un territorio. E questo, ogni volta nella globalizzazione, è un bene più pregiato per i viaggiatori. Perché se noi andiamo nelle grandi capitali di qualsiasi parte del mondo e andiamo per il centro commerciale, vedremo le marche di tutta parte, Zara, Bulgari, no, sono le stesse marche. Uno ha la sensazione di non viaggiare perché è lo stesso che a Barcellona, no? Allora si cerca quell'autenticità, quella cosa che è diversa da dove io abito, non quello che trovo dappertutto. Questa è la quarta motivazione, acquistare i prodotti nello stesso posto dove sono fatti. Sono andato alla Mecca e dire a me piace il champagne, allora se posso andare dove lo fanno, per me è un valore perché ho visto come lo fanno e lo acquisto. Potrei farlo adesso con la globalizzazione in quella bottega che vendono specializzata in vini, no? Non è un problema, posso acquistarlo dove, nella mia città. Ma non siete, io sono stato là. Questo è il valore, acquistare i prodotti, ma non soltanto per acquistare i prodotti. Acquistare i prodotti nello stesso posto dove sono fatto. E qui un'attenzione. Per quelle aziende che possono vendere il suo prodotto, non devono venderlo più economico dai negozi che ci sono, il suo canale di vendita abituali. No. Prima, perché sennò i negozi dove vendono i suoi prodotti diranno, allora cosa te lo vendi tu, no? Allora, prima, non si deve vendere più economico, non ha bisogno. E in più ancora, se voi volete potete fare ancora un'altra cosa. L'entrata deve essere a pagamento, ok? Deve essere a pagamento. E se tu vuoi, alla fine, come un gli fai un dono, come un dono, come un souvenir. Come souvenir della visita, puoi regalargli, se vuoi, una bottiglia o due bottiglie, che ha pagato già, ma deve avere un prezzo di entrata e deve avere il prezzo del prodotto, se si può acquistare, perché questo è verità. Se uno fa una visita dove fanno un prodotto che si può acquistare, se poi non può acquistare, questa è una frustrazione per il visitatore. Mi capite? Se io vado a vedere dove fanno il formaggio, me lo spiegano, mi posano il miele in bocca e alla fine della visita non posso acquistare il formaggio, me ne vado un po' frustrato. Sì, ma tu puoi dargli il souvenir, ma ci sono prodotti che deve avere la possibilità di acquistare, perché forse ne vogliono portare come souvenir per la famiglia, per gli amici, come
Allora devi permettere che possano acquistare. Ma il prezzo deve essere lo stesso prezzo dal mercato. Invece non sarebbe più bello se lo potessi dare gratuitamente. Come? Non sarebbe più efficace darlo direttamente gratis, regalarlo. Sì, tu puoi regalarlo con... perché senza farlo acquistare. No, no, sì. Tu puoi farlo, tu puoi regalarlo, ma se loro vogliono acquistarne più, devono avere questa possibilità. Tu puoi regalarlo, che veramente lo hanno pagato con l'entrata, no? Se puoi regalarlo, ma dicono, fantastico, voglio comprarlo una cassa. Allora, questo è un problema per esempio con gli aerei, no? Con le politiche aeree, che adesso è un problema, ma voglio comprarlo, o forse se non portarselo, spedirlo, fare la comanda. Questa è una possibilità che deve mettersi, ma non deve dare la sensazione che noi vogliamo venderli, capite? Non dobbiamo acquistare, no. È un servizio che gli diamo per la sua necessità, no? In quel momento ha questo bisogno, ha questa volontà di acquistare. Allora dobbiamo soddisfare questa domanda che ci fanno. Il concetto, capite? Dovete cambiare il chip, mettersi nel ruolo del visitatore, quelle sensazioni che uno ha quando fa una visita. È semplice, nel fondo. Allora, a chi interessa? A chi interessa? Il profilo, il target dei visitatori. Abbiamo i professionisti. E stiamo parlando di visite turistiche. Una visita di un professionale per conoscere non sarebbe turismo d'impresa. Stiamo parlando che i professionisti, sebbene stanno in vacanze, seguono, essendo i professionisti di quello che fanno, no? Allora è questa, se tu vai in vacanza in Salento e tu sei distributore di olio o ne fai o hai un negozio, un commercio dove vendi olio, avrai la tentazione sicuro di andare a vedere dove si fa l'olio, come dite voi. Frantoi, i pugliai, no? I frantoi. Ok? Allora, questa è la motivazione dei professionisti. Giornalisti e ricercatori, cioè quelli che fanno reportaggi anche turistici, di fare scoprire destinazioni turistiche, quali sono gli attrattivi di quelle regioni, anche ricercatori del settore turistico, studenti, viaggi studio, veramente. In questo caso, se parliamo delle scuole che sono nel Salento, non parleremo di turismo. Anche sono interessanti queste visite, hanno una finalità didattica, ma adesso parlo di turismo scolastico. Ciò vuol dire quelle, perché ci sono agenzie di viaggi specializzate che per quegli studenti che sono del secondo ciclo, sarebbe degli istituti, no? Da 14-15 anni, fanno viaggi studi per 5-6 giorni. Se ne vanno a una destinazione, vedono i principali monumenti, per esempio nella Catalogna ne abbiamo tanti. Vengono e veramente un giorno sono a Barcellona, tra la famiglia, etc. Vanno, se sono, come vengono, in bassa temporata, vadono per esempio nella Costa Brava, dove
in bassa temporata i prezzi degli alberghi sono più economici, possono sistemare là, o se vanno alla Costa Dorada vanno a Salou, per esempio, no? Dove i prezzi sono più economici per questi gruppi, perché non c'è la domanda che ha nell'estate. Allora, se sono nel nord, vanno a vedere, per esempio, il Museo Dalí a Figueres, se vanno nel sud, forse vanno a vedere Tarraco Romana o vanno a vedere Portaventura, no? Ma gli altri giorni vanno a fare visite imprese del settore che loro stanno imparando, stanno studiando. Se sono il settore farmaceutico, se sono il settore di ingegneri, si sono, e questi vanno a vedere imprese. Allora, questi sì fanno turismo, perché stanno una settimana o 5-6 giorni in Catalogna, in questo caso, e spendono là i soldi. Okay? Questo è turismo scolastico, non la visita che vanno e alle 5 sono a casa. Questo è interessante, questa visita, ma non parleremo di turismo in questo caso. Se volete fare un intervento, quando volete. La terza età, i pensionisti. Pensionati, grazie. I pensionati è un settore molto interessante per questo tipo di turismo. Ma perché? Perché sono disposti a vedere tutto, no? Ma soprattutto perché... No, ma forse hanno soldi. Ma sono molto attratti per vedere soprattutto quegli settori dove loro, quando sono attivi, avevano lavorato. Capisci? Allora dicono, questo noi lo facevamo di questo modo, no? Deve andarsi la guida, deve andare con l'orologio, andiamo, perché sono predisposti a parlare con i lavoratori, commentare, no? Se sono del settore, allora è un po' lavoro, più lavoro extra per il responsabile del gruppo e la guida. Ma è un settore molto interessante. Il settore MICE, questo sarebbe congressi, viaggi incentivi, convegno, ecc. Questo è molto interessante, specialmente quando, come attività, after the meeting, che si dice, cioè vuol dire che si fanno un congresso di un settore... del tessile, per esempio, dopo aver fatto la giornata di lavoro, è molto interessante fare come attività complementarie, andare per esempio a visitare un museo tessile, o visitare un'antica fabbrica tessile musealizzata, o visitare un centro di disegno di moda. Per esempio in Catalogna ce l'ho il di Mango, io ho portato gruppi a vedere gente dal settore che sono venuti in congressi in Spagna e loro vedono il centro di disegno. È anche molto interessante gli impianti delle aziende come spazio per fare catering, per fare cena, per fare attività, se c'è la possibilità. Questo è una risorsa molto interessante per le aziende. Mettere a disposizione i suoi impianti, lo dico bene, l'installazione per fare questa attività, organizzare, no, non deve farlo loro, ma mettere a disposizione. Allora ci sono queste aziende, queste imprese specializzate in fare il catering, organizzare la cena e cc. Come spazio, come marchio, come mezzo, perché è interessante se sono un gruppo di viaggi incentivi di un settore determinato, il marchio corrispondente a questo settore, che è quello che ha motivato il viaggio. Capite? Allora, è anche interessante. Le aziende sono un
palcoscenico, un marchio interessante per mettere a disposizione. E infine in turista in generale, perché come abbiamo detto le motivazioni sono queste, ogni volta più chiare, della gente che vuole conoscere il territorio. In questo senso il contesto della visita sempre sarebbe turistico in generale, in questo caso 70%, professionale 21% e un accademico un 9% delle visite che si hanno fatto in questa indagine che si è fatto. È un'opportunità per le aziende. Vediamo alcune buone ragioni. Le abbiamo parlato già, ne abbiamo mostrato tante. Promozione del prodotto che è uscito qui. Promozione del prodotto è veramente una maniera di promozionare il prodotto. Abbiamo il contatto diretto con il cliente. Questo è importantissimo, il feedback. Ma non soltanto per avere quello che poi parleremo, no? della fidelizzazione, della fedeltà, bla bla bla. No, perché ci permette fare politiche produttive grazie alle indagini che facciamo nelle visite. Per esempio, assaggiano 5 dei nostri prodotti. Facciamo questo, sì, dobbiamo fare il questionario alla fine della visita, di questo ne parleremo, cosa si deve fare per estrarre al massimo la rendibilità delle visite che facciamo. E questo ci permette il contatto diretto, è un laboratorio. Che prodotto gli è piaciuto più? Il prezzo gli sembra conveniente? Per esempio per assaggiare prima di lanciare al mercato un prodotto? Farli assaggiare alle visite? No, è troppo salato, troppo caro, troppo... Allora ci permette, non soltanto va più di là delle visite, ci permette abilitare politiche di produzione. Perché abbiamo il contatto diretto del cliente, del nostro cliente, del nostro committente, del nostro usuario dei nostri prodotti. Allora possiamo sviluppare i prodotti adeguati grazie a che abbiamo questo contatto con il cliente. Evidentemente ci permette ancora di più fare una database con i dati di, se questo deve avere la legislazione corrispondente, per avere i dati di... Fidelizzazione del cliente, l'abbiamo visto già, genera fiducia nel prodotto, come abbiamo visto, questa trasparenza, no? Genera la fiducia. Io posso mostrare come lo faccio, la mia competenza non lo so, io sì. Questo è un vantaggio rispetto a quelle altre aziende che non aprono le porte. Io te lo mostro. Sono sicuro, ti do garanzie, sono sicuro, io posso non nulla nascondere. Perché poi ci sono anche aziende che fanno vedere il prodotto, ma non fanno vedere poi quello che è il punto del prodotto, la parte principale del prodotto. Beh, allora si rivendicano come parte importante di quel prodotto che ha l'accettazione. Ma questo si può spiegare che il prodotto non esce per caso. Che prima si fa un'indagine, si fanno. Questo è quello che deve spiegarsi quando si fa la visita. Vedremo quello che dobbiamo fare per fare un bel prodotto turistico. Il turista deve scoprire cosa, deve avere sorprese. Quando esce della visita ha imparato qualcosa che non sapeva. Questo è importantissimo. Beh, guadagnare nuovi clienti. Questo fa che la visita forse viene un gruppo, perché uno del gruppo ha detto perché forse è un consumatore dei nostri prodotti,
dice andiamo a visitare quell'azienda. Ah bene, il gruppo va, tutto il gruppo. E poi ci sono quelli del gruppo che non, forse non avevano andato a visitare, e quando sono là, oh, questo prodotto è tanto buono, no? Guadagniamo nuovi clienti. Importante, molto importante, nuovi canali di comunicazione. Un'azienda ha i suoi canali di comunicazione del settore, ma quando diventiamo un risorso turistico, abbiamo nuovi canali di comunicazione, perché negli uffici turistici annunciano le nostre visite. Quando andiate, cosa visitare, cosa fare a Tricase, no? Cosa si può visitare a Tricase? Vabbè, Palazzo Gallone, ma visita aziende. Siamo un risorso turistico. E ciò si permette di utilizzare altri canali di comunicazione turistici, dell'offerta turistica, non del settore. E questo è veramente un vantaggio importantissimo rispetto alla competenza, perché loro non possono utilizzare questi canali di comunicazione. Posizionarsi rispetto alla concorrenza. Tutto questo ci permette avere una posizione più vantaggiosa della nostra concorrenza, dei competitori. Quello che abbiamo detto prima, no? La motivazione degli operai, il rafforzamento dei legami con l'azienda, è interessante che si faccia dopo le visite periodicamente riunioni per commentare con i lavoratori, perché è molto importante, i lavoratori possono partecipare, forse non tutti, e forse si devono fare dare l'opportunità che tutti possono farlo, ma domani lo fai tu, dipende, no? Ma contrastare con loro cosa pensano di come vanno le visite, perché loro sono le antenne che ascoltano i commentari dei visitatori. Cosa dicono i visitatori? Cosa domandano? Che domande fanno? Capite? Ci permette, i lavoratori sono antenne per attirare questa informazione. E proposte di migliorare la visita, il servizio di visita impresa che facciamo. Il riconoscimento del mestiere, lo abbiamo detto, il lavoratore si sente più riconosciuto il suo lavoro, ma anche ci sono aziende che hanno aperto le porte perché è l'unica possibilità di attirare nuove vocazioni. Sì, perché per esempio, e questi sono molto interessati nelle visite di studio, visite scolastiche. Perché? Perché quando un ragazzo deve decidere cosa vuole fare di maggiore, no? Cosa vuole lavorare, è impossibile. Cosa pensa? Le nuove tecnologie, il calcio, no? Quello che conosce, il suo mondo. E forse facendo una visita a un artigiano che buffa il vetro, che soffia il vetro, scopre la sua vocazione, oh, questo voglio fare io. E se no, non si può avere queste aziende, forse, se non è di questa maniera, grazie alle visite, hanno un rilievo nel mestiere, di vocazione di altri professionisti per questo mestiere. Ma forse tu sei un'azienda che il 90% delle tue visite sono scolastiche. Questa è la somma di tutto, ma perché per esempio queste aziende preferiscono che vengano questi viaggi di studi e anche viaggi di studi non di turismo.
in questo caso, vicini, per fare un rilievo professionale. L'integrazione nel territorio, l'avete detto già, e questo è importantissimo. È importantissimo. Questi mura sono troppo grosse, no? Quella fabbrica che è in mezzo della città, i cittadini passano ogni giorno per accanto della fabbrica, dell'azienda, è come un muro, non sanno cosa c'è all'altra parte. Questa politica delle porte aperte è invita a essere un vicino più, essere un concittadino, passate, sono il vicino dell'azienda tale, vedete cosa facciamo, Allora quello che si conosce è quello che si ama, Allora passa a essere il nostro convicino, concittadino. E quando andiamo in viaggio, quegli abitanti della città, quando viaggiano, si vedono un prodotto di quel fabbrico, questo lo fanno nella mia città, e se può visitare, te lo raccomando, vedi a verlo, perché è molto interessante. Capite? È molto interessante questo di avere un'integrazione nel territorio, che in mente dei cittadini si sia, conosciamo quello che si fa là. Il miglioramento dell'immagine aziendale, come abbiamo detto, ci sono come le carterie che hanno questo scopo, no? Di aprire le visite, a migliorare questa immagine. Per esempio le centrali nucleari hanno queste politiche, alcune delle porte aperte, perché è una vogliono, forse non riescono a farlo, ma vogliono trasmettere che una energia netta, non contaminante, non inquinante, sicura, ecc. Poi tu puoi pensare, ma lo fanno per questo. E insomma anche nuove possibilità di business, perché ci permette aprire, come abbiamo visto con Torres, è una linea nuova di business, di benefici diretti, ma anche ci permette forse in quegli tanti visitatori che vengono, forse appare un possibile partner. Capite? È sorprendente questo che ci permette aprire le porte. Infine, l'incremento delle vendite. Insomma, è un incremento delle vendite. Se vi sembra, facciamo adesso una pausa, 10 minuti, sì? E continuiamo la sessione.